Cari amici, ben ritornati con Itinerari Agroalimentari d'Italia. Ritorniamo con il nostro magazine che promuove itinerari, turismo ed enogastronomia delle regioni italiane. Dove siamo? Dopo essere andati in Veneto, in Trentino, in Emilia-Romagna, ritorniamo nell'accogliente Sud Italia e siamo qui a Matera per presentarvi una novità. Una vineria, rosticceria di carne di altissima qualità, la Locanda del Macellaio, nella città dei Sassi, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Da chi ve la faccio presentare? Ma dal titolare. Chiamo qui Martino Serio, il titolare. Benvenuto a Itinerari Agroalimentari d'Italia. Allora Martino, com'è nata questa idea di questa Locanda del Macellaio? Descrivicela. Allora, nel visitare la città ho visto che mancava proprio una situazione del genere e ci siamo prodigati ad effettuarla e il tutto ci sta dando ragione, insomma. Stiamo lavorando abbastanza bene, come potete vedere il banco è pieno di ogni ben di Dio. Le nostre specialità le gusteremo tra poco, Martino, le gusteremo. Benissimo. Ve le dico, poi le gusteremo. Le nostre specialità sono le bombette, le famose bombette. Tenete conto che noi come sede principale la nostra è a Martina Franca, pertanto questi sono tutti prodotti che abbiamo portato dalla città di Trulli, ecco, da Martina Franca. Ma vedo che avete una sede dislocata a Martina Franca, Ostuni, sì. Torre Canne di Fasano, due sedi, anche una prossima apertura a Lecce. Matera è la chicca, dilla tu, nella capitale d'Italia. La chicca è che nel prossimo mese apriremo anche a Roma, a grande richiesta si apre anche a Roma. E, vi dicevo prima, questi prodotti vengono sono nati a Martina Franca, le famose bombette di Martina Franca, che non è altro che fettine di capocollo di maiale con all'interno, ci sono 22 gusti diversi, con all'interno abbiamo tartufo, grana e porcini al salame, grana e asparagi. Oltre a questa specialità, un'altra grossa nostra specialità sono gli straccetti, i famosi straccetti panati e straccetti di Angus. Ecco qua, spostiamoci, andiamo a vedere in pratica, perché signori, come potete notare, la braceria vineria e arrosto pronto alla brace, la Locanda del Macellaio, ha una diversificata serie di specialità. Allora, io mi ero incuriosito sull'Angus, Marino, dimmi un po'. L'Angus non è altro che un manzo argentino, squisitissimo, morbidissimo, e noi di là, da questo pezzo di Angus, facciamo le tagliate. Martino, tra le varie specialità, naturalmente, la braceria, vineria, la Locanda del Macellaio, siamo rimasti molto entusiasti della diversificazione, ma ho notato, ci parli, ci è incuriosito, questo Black Angus e questi strancetti di Angus insieme a queste bombette di diaframma. Parlacene. Allora, il Black Angus non è altro che un manzo argentino, carne pregiatissima, squisitissima nel fare le tagliate, morbida e saporitissima, e nello stesso tempo facciamo gli straccetti di Angus. Questi vengono fatti sempre al fornello, perché il nostro è fornello pronto e non brace, e all'uscita vengono tagliati piccolini, a striscette piccoline, e conditi con sale, pepe e olio. Sono di una squisitezza unica. Ed oltre all'Angus abbiamo anche delle costate di scottona, costate di manzo, insomma abbiamo una scelta vastissima di carne. Beh, di Dio, guarda. Ma la cosa bella, cari amici all'ascolto, vi ringraziamo che ci seguite sempre più numerosi, qui nella Locanda Vineria Fornello Pronto alla Brace, la Locanda del Macellaio a Matera in via La Martella, come in altri punti in Puglia, come Martina Franco, Torrecore di Brindisi, potete acquistare la carne, potete farla arrostire
e portarvela in asporto, e potete naturalmente, tra poco ci sposteremo nella sala, degustarla tranquillamente con una serie di speziosirie della locanda del macellaio. Ma la cosa importante, caro Martino, in questo periodo di crisi è il binomio qualità-prezzo. Eh sì, quello è importantissimo. Noi abbiamo cercato di contenerci sui prezzi e questo ci sta premiando per il numero dei coperti che facciamo ogni sera. Amici, ora siamo giunti al clou, mi è venuta una certa acquolina in bocca. Chi chiamiamo, Martino? Chiamiamo Claudio con le due tagliate che vi abbiamo preparato. Favoloso, amici, favoloso. Martino, noi ci mettiamo all'opera. C'è anche un bel vino primitivo qui. Martino, descrivici questo piatto un po'. Allora, questa è la famosa tagliata di Angus. Oh, buonissima, morbidissima, ha tutto il buono che si può dare. Grazie, buon appetito. Grazie Martino, e dalla locanda Braceria Vineria, la locanda del macellaio qui a Matera, buon appetito amici dell'ascolto. Scusatemi, vi aspettiamo, ma io mi metto all'opera. Ciao.